Negli scorsi video abbiamo parlato del nuovo standard Wi-Fi 6E, un'innovazione che sarà introdotta all'interno dello standard Wi-Fi, particolarmente importante perché estende le caratteristiche del Wi-Fi 6 ad un nuovo spettro di frequenze, ossia quello a 6 GHz. E proprio negli scorsi video abbiamo parlato dei vantaggi che questo standard porterà, ma soprattutto anche del fatto che in America è già stato fatto spazio a questo nuovo standard, liberando e rendendo non licenziata la banda a 6 GHz. E oggi facciamo un ulteriore passo avanti parlando dei nuovissimi chip Wi-Fi 6 presentati da Qualcomm. Da una parte quelli per i dispositivi, i cosiddetti Qualcomm Fast Connect, e dall'altra quella per i router e gli access point, ossia i Networking Pro. Cominciamo parlando proprio di quest'ultimi, ossia dei chip dedicati ai router e gli access point, che tendenzialmente presentano tre importanti novità. La prima è la tecnologia tri-band Wi-Fi 6, ossia quella tecnologia che permette al router di interoperare contemporaneamente su tutte e tre le frequenze, 2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. E questo risulterà molto importante, per esempio, per le reti mesh, dove la disponibilità di un nuovo spettro di frequenza, ossia quello a 6 GHz, permetterà di dedicare proprio questa parte di spettro alla comunicazione tra i vari nodi della rete mesh, per lasciare quindi l'intero spettro della banda a 5 GHz per i dispositivi. La seconda novità è l'architettura utente Qualcomm Max, la prima architettura sul mercato a permettere una comunicazione contemporanea ed efficiente di 2000 utenti. Stiamo quindi parlando di router in grado di gestire efficientemente 2000 dispositivi connessi in contemporanea. Ed è chiaro che questo aiuterà molto a rendere molto più efficienti reti wireless come per esempio quelle delle università o dei campus. L'ultima novità è invece la tecnologia Qualcomm 4K QAM, e se a riguardo di questa QAM vi ricordate cosa avevamo detto in uno dei vecchi video in cui avevamo semplificato la cosa dicendo la QAM è un modo di modulare in ampiezza l'onda che stiamo trasmettendo, l'onda con cui trasmettiamo le informazioni, e più è alto il numero davanti a QAM, più informazioni è in grado di trasmettere quel segnale. Ecco, in questo caso stiamo parlando di una 4096 QAM, un valore che promette di trasmettere una velocità 20% superiore di quella di un Wi-Fi 6E standard, arrivando quindi a velocità sul singolo dispositivo di 2.4 gigabit per secondo. Queste le tre principali novità dei chip per router presentati da Qualcomm, che tra l'altro vengono presentati in quattro diverse tipologie, quattro diverse versioni, ognuna delle quali ha particolari caratteristiche adatte a diversi scenari. Si va da quello più modesto, relativi quindi alla copertura di semplici abitazioni, fino a quello più potente, che dovrà servire invece un intero stadio. Ma la cosa più importante è che Qualcomm ha già annunciato di aver iniziato le spedizioni di questi chip verso i produttori, e quindi si aspetta che proprio entro già la fine di quest'anno produttori come Netgear o Belkin possano cominciare a vendere e a rilasciare in commercio router aventi questi nuovi chip. Per quanto riguarda invece i dispositivi mobili, ecco che abbiamo i nuovi sistemi wireless Fast Connect 6900 e 6700, che rappresentano una parte dei famosi chip processori Snapdragon, dei quali parliamo spesso sul canale. Ed ecco che questi chip, proprio come quelli dedicati ai router, introducono la compatibilità col Wi-Fi 6E, oltre che anche al Bluetooth 5.2. Ora, noi in questo video parleremo soprattutto delle novità introdotte dal punto di vista del Wi-Fi 6E, andando soprattutto ad approfondire un aspetto che è poi la miglioria più importante all'interno di questi chip, ossia l'introduzione di 4 stream dual band. Per arrivare a capire l'importanza di questa innovazione e l'avanzamento tecnologico che rappresenta, dobbiamo fare per forza di cose qualche passo indietro, quando i dispositivi potevano connettersi esclusivamente a una sola frequenza alla volta, quindi o alla 2.4 GHz o alla 5 GHz. Caratteristica che è stata poi nel tempo superata
grazie all'introduzione della tecnologia DBS, Dual Band Simultaneous. Questa tecnologia ha infatti permesso di introdurre nei dispositivi la capacità di comunicare contemporaneamente su entrambe le frequenze, cosa che ovviamente ha portato ad un enorme miglioramento in termini di prestazione. Tuttavia però finora questo è sempre avvenuto principalmente in due modi, con una configurazione 2x2 o con una configurazione 1x1 più 1x1. Nel primo caso, quindi il 2x2, ecco che vengono inviati due stream di dati in trasmissione e in ricezione o sulla frequenza a 2.4 GHz oppure sulla frequenza a 5 GHz. Mentre nel secondo caso, l'1x1 più 1x1 sta a indicare il fatto che viene inviato uno stream in ricezione e in trasmissione per la frequenza a 2.4 GHz e in contemporanea un equivalente stream in ricezione e trasmissione per la frequenza a 5 GHz. Invece con i nuovi chip Fast Connect, ecco che viene introdotta la modalità 2x2 più 2x2, nella quale quindi vengono trasmessi due stream in trasmissione e in ricezione su entrambe le frequenze, con anche tra l'altro la possibilità di avere uno di questi due stream non solo sulle frequenze 2.4 o 5 GHz, ma anche su quella 6 GHz. E questo, come è facile intuire, rispetto alla soluzione 1x1 più 1x1, permette di raddoppiare le velocità di trasmissione, oltre ad offrire anche una minore latenza. E infatti, per dare qualche numero, ecco che il Fast Connect 6700 è in grado di raggiungere velocità di picco di 3 gigabit per secondo, mentre il Fast Connect 1900 è in grado di raggiungere velocità di picco di 3,6 gigabit per secondo. Mentre per quanto riguarda la latenza, ecco che stiamo parlando di valori inferiori ai 3 millisecondi, valori che ci fanno far quindi una riflessione a riguardo della realtà virtuale. E sì, perché questi chip non sono pensati esclusivamente per gli smartphone, ma anche per i visori di realtà virtuale che, grazie a queste caratteristiche di latenza molto bassa e ad un'elevata capacità di trasmissione dati, possono essere esclusivamente composti da uno schermo e dal Fast Connect, senza quindi la necessità di dover collegare per forza di cose con un cavo il nostro visore all'unità di lavorazione come il nostro PC, per esempio. Concludendo parlando delle previsioni di arrivo nei nostri dispositivi di questi nuovi chip, ecco che il loro arrivo all'interno dei dispositivi mobili è previsto per la seconda metà del 2020. Questo quindi tutto quello che c'era da sapere a riguardo dei chip Wi-Fi 6 presentati da Qualcomm, ed è stato importante fare un punto su questo aspetto perché, come detto all'inizio video, ci permette di fare un ulteriore passo verso l'arrivo sempre più concreto di questo nuovo standard Wi-Fi 6E.